Benvenuti a Vegani e Spirituali, il podcast che unisce il gusto della cucina vegana con un pizzico di spiritualità. Oggi vi guiderò nella preparazione di un piatto semplice e nutriente, perfetto per chi vuole mantenersi leggero e purificare il corpo, il Kitchari vegan. Ma non è tutto, vi parlerò anche del potere del mantra yoga, una pratica che può trasformare profondamente la vostra vita quotidiana proprio come un buon pasto può nutrire il corpo. Quindi rimanete con me per scoprire come il cibo e la spiritualità possono andare di pari passo. Ascoltaci in diretta su K-Radio. Emozioni e forti vibrazioni. K-Radio è sempre con te. Thank you.
Iniziamo con la nostra ricetta. Il Kitchari vegan è un piatto tradizionale dell'India, spesso utilizzato nelle diete purificanti grazie alla sua semplicità e leggerezza. È una combinazione di riso basmati e dal, lenticchie spezzate, cucinati con spezie che non solo rendono il piatto gustoso, ma lo rendono anche facilmente digeribile. Ingredienti: una tazza di riso basmati, mezza tazza di dal, lenticchie spezzate, preferibilmente mung, un cucchiaino di cumino, un cucchiaino di semi di senape, un cucchiaino di curcuma, sale quanto basta, due cucchiai di ghee o olio di cocco, acqua circa 3 tazze, il ghee vegan naturalmente, foglie di coriandolo fresco per guarnire, opzionale. Preparazione: prima di tutto lavate il riso e il dal sotto acqua corrente finché l'acqua non risulta chiara. In una pentola capiente scaldate il ghee o l'olio di cocco. Quando è caldo aggiungete i semi di cumino e di senape, lasciateli scoppiettare per qualche secondo, aggiungete il riso e il dal insieme alla curcuma e al sale, mescolate bene e poi versate l'acqua. Portate a ebollizione, quindi abbassate il fuoco e coprite con la pentola. Lasciate cuocere a fuoco lento per circa 20-25 minuti, finché il riso e le lenticchie sono morbidi e cremosi. Una volta pronto potete guarnire il vostro kitchari con foglie fresche di coriandolo. Questo piatto è leggero, facile da preparare e perfetto per ogni occasione. Oltre a essere una deliziosa opzione vegan, il kitchari è considerato anche un alimento purificante, il che lo rende un'ottima scelta per mantenere il corpo e la mente equilibrati. Radio Yoga Network, @gmail.com. E adesso, mentre il nostro kitchari si cuoce lentamente, parliamo del potere del mantra yoga. Avete mai provato a recitare un mantra? È uno strumento potente per liberare la mente dal caos quotidiano. In particolare il Maha Mantra è uno dei più importanti nel Bhakti Yoga. Si compone di 16 parole sacre: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Recitare questo mantra non è solo un atto devozionale, ma è anche un modo per calmare la mente, purificare il cuore e connettersi a un livello più profondo con l'universo. È una pratica semplice che può essere fatta ovunque. Potete iniziare con pochi minuti al giorno e gradualmente aumentare il tempo. La ripetizione costante del mantra aiuta a liberarsi dalle preoccupazioni e a coltivare uno stato di pace interiore. Proprio come il kitchari nutre e purifica il corpo, il Maha Mantra purifica la mente e l'anima. Potete iniziare la vostra giornata recitando il mantra mentre preparate il cibo, oppure dedicare un momento alla meditazione in un ambiente tranquillo.
Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Vegani e Spirituali. Spero che vi sia piaciuta la ricetta del Kitchari e che vi abbia ispirato a provare anche la pratica del mantra yoga. Ricordate, il cibo che offriamo con amore e devozione diventa prasadam, cibo benedetto che nutre non solo il corpo ma anche l'anima. Grazie per avermi seguito oggi, vi aspetto alla prossima puntata dove esploreremo una nuova ricetta deliziosa e un altro aspetto della spiritualità nascosta nel cibo. Hare Krishna.